L'anteprima alla Festa del Cinema di Roma è stato un successo e ora, dal 26 ottobre su Disney Plus, tutti potranno vedere l'attesissima quarta stagione di Boris. 8 nuovi episodi, scritti e diretti da Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo, sul dietro le quinte del mondo del cinema e della televisione nell'epoca delle piattaforme globali. Senti, ma c'è una cosa, Sì. Farisei, sadducei, viandanti, lebbrosi, mendicanti, mossenugi. Sono tutti calabresi, ma è una scelta. L'unico favore che ha chiesto mio cugino Michele è quello di aiutare alcuni ragazzi calabresi che in questi tempi di crisi non ce la fanno arrivare alla fine del mese. Tuo cugino Michele? Con mio cugino Michele abbiamo fondato la QQQ. Qualità, qualità, qualità. Oh, se non era per mio cugino, tutta questa baradan ce lo sognavamo. In cambio ha chiesto due cose: aiutare questi poveri ragazzi e far girare parecchi soldi. Ci mette mani il cuore a sto pezzo di merda. Guarda che da fuoco questa mano. Lo senti? E sembra aramaico. La serie che René Pannofino deve girare questa volta è Vita di Gesù. L'idea è di Stanis La Rochelle, interpretato sempre da Pietro Sermonti, che non solo vestirà i panni del protagonista, morto a 33 anni quando lui ne ha 50, ma anche quelli di produttore, con la società che ha fondato con la moglie Corinna, Carolina Crescentini. Ma stavolta devono confrontarsi con un prodotto che verrà visto in tutto il mondo e c'è un interlocutore che non fa sconti. L'algoritmo. Ho appena parlato con Alison. Facciamo una call direttamente lunedì mattina sul set. Ci devi essere anche tu. Ah, io non lo sapevo. Sì, non lo sapevi perché l'ha detto a me. D'accordo? E anche un'altra cosa ho saputo, che l'algoritmo ha dato un parere positivo sul progetto. Sermonti racconta. No, è bellissimo dipendere da qualcosa che non capisci cos'è. Mentre prima c'era la rete, c'era il dottor cane. Cioè, l'algoritmo è un dottor cane 2.0. In realtà è un campo minato comico. Questa truppa di scappati di casa capitanata da Cicciuzzo Pannofino in questo campo minato che in più ha l'algoritmo che la mia moglie Corinna pensa ancora che sia il cognome di uno che si chiama Claudio. Claudio algoritmo è vertiginoso, è anche delle parole in inglese, cioè c'è una confusione e un odore de amatriciana, sì, non si capisce, che prevale, per quello sgomento vero.